Ehi, tu! Chi? Io? Stanco di essere sempre visto bene? Stufo di prendere voti solo sopra l'8? Beh, ecco a te una guida per come iniziare male l'anno scolastico! Evviva! Ok, ok, iniziamo. Settembre, manco è passata una settimana, se non vi ricordate inizia il 15 la scuola e prendo il mio primo voto dell'anno. Volete scommettere quanto è? Era un 10? Un 7? No, era un 3. Molto divertente, molto simpatico. Allora, passiamo a ginnastica. Il prof chiede a tutti che sport facciano e sapete cosa io rispondo? Nessuno. Questo perché avevo appena smesso di fare pallavolo a causa la mole di studio, il canale YouTube e tante altre cose. Quindi, dato che io in palestra do sempre il mio massimo, ogni volta fa la stessa battuta che mi perseguita dall'inizio dell'anno. Ovvero, abbiamo trovato lo sport per te. Ho detto alla prof di italiano, che è cambiata rispetto all'anno scorso, la seguente frase. Allora, parlavamo dei libri e lei esponeva il suo amore per la letteratura, chiedendoci cosa ne pensavamo dei libri, al che intervengo io alzando la mano. Sì, odio i libri e le poesie a morte. Ancora sono conosciuto dai ragazzi di terza che ce l'hanno come proprio italiano come quello che odia i libri e le poesie. Ah, sì. Ah, e cosa bonus, dovevamo comprare dei libri e io su due da comprare me ne sono dimenticato due. Ottimo, buono. Il video è finito, mettete like e iscrivetevi. E niente, ciao!